È molto difficile rispondere. Io conosco questo ministero, il Ministero dell'Istruzione, da una decina d'anni, quando ho fatto il capo di gabinetto. Constato due cose: che i problemi spesso sono gli stessi, si incancreniscono, la pandemia non ha aiutato, ovviamente ha reso tutto molto più difficile. E le criticità, bisogna capire quando si arriva. Il Ministero dell'Istruzione è il posto più difficile d'Italia per svolgere la funzione di missione pubblica, di missione nel Paese. Bisogna solo stare attenti a non pensare che le criticità si risolvono. Le criticità si gestiscono, si affrontano, in parte si risolvono, ma non bisogna mai avere l'illusione che si risolvano una volta per tutte, perché riemergono. Quindi bisogna pensare a delle soluzioni che siano capaci di accompagnare i docenti, i presidi, gli studenti nel corso del tempo. E su questo ogni ministro, io dico, non fa quello che vuole, ma fa quello che può. Ma il tutor, io penso sia una figura comunque utile, a due condizioni. Allora, innanzitutto è utile perché io credo che noi abbiamo bisogno di introdurre tutta una serie di strumenti, tutta una serie di opportunità per i docenti. Non è possibile che l'insegnamento sia un posto dove non si possa fare carriera. Gli insegnanti sono tutti meritevoli, ma non sono tutti capaci, soprattutto l'impegno di tutti non è lo stesso, quindi che ci siano delle opportunità, degli strumenti per aiutare, accompagnare i docenti più volenterosi, direi, più capaci di parlare con i ragazzi, di parlare con altri docenti, di diventare degli snodi dentro le proprie scuole, io penso che sia utile. Quindi da tempo si aspettano strumenti per la carriera dei docenti, sono sempre stato a favore, va fatta molto bene, perché ovviamente non dobbiamo premiare gli insegnanti che sanno fare cose molto buone, molto belle fuori dalla classe, perché l'insegnante anzitutto resta qualcuno che è bravo se sa insegnare bene, sa trasmettere passione per la conoscenza ai propri studenti. Quindi è un tema complicato, un tema ampio, ma sicuramente utile. C'è una cosa però che io voglio dire, alcune funzioni non possono essere lasciate solo ad alcuni docenti, alcune funzioni devono essere di tutti. È come se domani decidessimo che esiste l'insegnante di sviluppo sostenibile, no? Quindi se ne occupa lui, allora il docente di italiano, il docente di storia, il docente di matematica non se ne occupa, no. Tutti gli insegnanti devono occupare di educare allo sviluppo sostenibile oggi. La stessa cosa vale per l'orientamento, vale per altre dimensioni trasversali che aiutano la scoperta di sé da parte dei ragazzi. Consigli è una parola forse impegnativa, però due temi che sicuramente non saranno mai abbastanza al centro dell'attenzione di un ministro, di qualsiasi ministro, invece che secondo me sono una priorità totale. Uno è l'orientamento dei ragazzi. I ragazzi erano smarriti prima della pandemia, lo sono ancora di più adesso. Lo smarrimento è legato, quindi c'è un tema di disagio sociale, di disagio psicologico che va affrontato, è la priorità, perché è la premessa perché gli studenti possano apprendere, possano fare la scuola normalmente. Se non c'è quella base su cui di stabilità, di affettività, di emotività, di tranquillità psicologica dei ragazzi, tutto il resto è vuoto e vacuo e velleitario. Detto questo, l'orientamento è fondamentale. Ora, l'orientamento non è l'orientamento alla scelta universitaria o alla scelta del dopo, cioè non deve essere un incanalamento in senso stretto, a un certo punto arriva anche quello, ma l'orientamento che comincia anche dai primi anni di scuola, non solo negli ultimi 4 mesi in quarta superiore, è un elemento fondamentale perché i nostri ragazzi hanno bisogno di capire il mondo là fuori e di sperimentare. Va fatto un orientamento alla vita, va fatto un orientamento che spiega ai ragazzi che possono sbagliare, che l'importante è scegliere. Che l'unica cosa da non fare è non scegliere, non prendere decisioni, aspettare che succeda qualcosa. Noi dobbiamo far succedere le cose e dobbiamo misurarci con noi stessi e con gli altri e col mondo che sta là fuori. Quindi politiche di orientamento fatte bene, moderne, fatte con guardando le migliori prassi internazionali sono fondamentali. L'altro è l'internazionalizzazione della scuola italiana, cioè bisogna raccontare ai ragazzi cosa succede nel mondo. Il mondo non è quello che succede aperta la porta della scuola dall'altra parte della strada, ma è quello che veramente succede in giro per il mondo. Oggi non c'è mai stata così facilità di accesso a informazioni, così facilità di capire in diretta che cosa sta succedendo. Bisogna portare queste informazioni, queste dinamiche, queste dimensioni dentro la scuola e facilitare occasioni di scambio fra le scuole italiane, ma anche fra le scuole italiane e le scuole europee.